incontrare non soltanto nelle scuole, ma in tante attività, di incontrare docenti, alunni, Vittorio Veneto, di questo che scopre l'associazione di Vittorio Veneto, forse sarebbe stato felice anche in Italia, in un ambiente diverso da quello che normalmente è il nostro. Però non ci fermiamo, vero? Allora io oggi vi propongo una cosa. Quando avremo finito questa cerimonia, vi prego di trovarci tutti davanti a Vittorio Veneto per fare una... E c'era mi pare Sorabella, credo, che mi aveva suggerito facciamo una manifestazione. Sorabella era... Voi sapete che la manifestazione richiede dell'autorizzazione, richiede tante cose che in questo momento non potevano andare per il tempo, e tra l'altro oggi c'è la partita, quindi figurate che cosa sarà. Blocchiamo la partita. Allora il professor Ilario ha suggerito, andiamo a fare una fotografia davanti al Parlamento. Ecco, questa fotografia è importantissima perché io domani immediatamente la mando al giornale. Ha detto tutto. Io ho avuto la fortuna, diciamomi, l'anno scorso di fare il raduno nell'ex sede, nella splendida Aula Magna. E comunque quello che voglio dire è che ho cercato di incoraggiare la professoressa dicendo che in realtà poi non è la struttura. È vero che la struttura è fondamentale, soprattutto per un istituto storico come Vittorio Veneto. Però è importante praticamente mantenere questa tradizione. Una delle poche tradizioni credo che ci sia nel mondo della storia, della scuola, perché comunque sono state, ci sono quelle rimpatriate di vecchi diplomati, però organizzato così, così bene come organizza la professoressa Fioretta, quindi anno dopo anno, di invitare tutti i diplomati di 30 anni, è sempre un'iniziativa bellissima e che quindi secondo me deve continuare, indipendentemente dalla sede. Auguro a voi tutti una buona permanenza qui in questa giornata e passo la parola al Presidente del Consiglio d'Istituto che è molto vicino alla nostra scuola per un rapido saluto. Ferdinando praticamente mi sono accorto che sono passati un po' tutti nel Vittorio Veneto perché ho visto molti amici ed è una soddisfazione. Prima di tutto ringrazio l'associazione per l'invito, io faccio il presidente del Consiglio d'Istituto perché seguo le giovani generazioni dell'istituto che un giorno saranno poi anche loro la storia. Ma in questo momento, momento difficile, noi stiamo facendo una battaglia per la sede del Vittorio Veneto, purtroppo assistiamo, come posso dire, ad una amministrazione che non ascolta quella che è la storia di questa città. L'altro giorno in Consiglio Comunale con la professoressa ci siamo resi conto che fanno molte chiacchiere e poco fatto. E l'evidenza sta proprio nel fatto che hanno affidato delle aule agibili ad un altro istituto, mentre invece noi potremmo tranquillamente mantenere un piede dentro quella struttura. Noi faremo la nostra parte, però consapevoli che la soluzione non è nelle nostre mani. Abbiamo fissato pure il Consiglio d'Istituto 18, dove all'ordine del giorno c'è il problema della sede Vittorio Veneto, però qui ci scontriamo anche con un doppio problema, perché abbiamo una fusione in atto tra due istituti, c'è un corpo docente che non dialoga proprio al meglio tra di loro e quindi c'è bisogno di ricomporre un pochino tutto. L'associazione, l'evidenza che è un'associazione viva,
perché io che mi occupo anche di altri problemi, vi dico che per mettere assieme tutte queste persone una domenica mattina sarà forse perché la scuola ci riporta indietro, quindi ci riporta negli anni della giovinezza, tutti si vogliono un po' rincontrare per ricordare i momenti più belli. E quindi vedete tutti qui è una soddisfazione, perché oggi proprio nel paese non è facile mettere assieme le persone, c'è molto, tutti tentano un po' a stracciarsi, invece questa associazione è l'esempio che poi la storia, un percorso fatto insieme, viene nel tempo. Quindi auguri, bocca al lupo per tutti, speriamo bene, grazie. Allora, adesso ci sono due colleghi simpatici e grandi colleghi che vi daranno un benvenuto musicale. I due colleghi sono la professoressa Andrea Rascani, che insegna in questa scuola, e che oltre a un legame di insegnamento ha una... Si è redatta tanto di mattina e quando l'innamorato è veramente convinto che non si c'era dietro l'oscurità di una porta serata, ma il suo amore è così chiaro e limpido che porta la sua bella una mattinata verso i musici di un cielo del cavallo. Ma tu non ti resti.